vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha presentato ieri a Strasburgo l'Action Plan per l'acciaio europeo, un documento articolato su 6 punti chiave. Emanuele Morandi, presidente di Siderweb, come giudica questi provvedimenti? Quali sono a suo avviso le manovre positive e da quali, al contrario, si aspettava un intervento diverso, quantomeno più incisivo? Sinceramente, mi aspettavo di più. L'obiettivo era molto chiaro: recuperare competitività per un sistema che ultimamente ne aveva persa tantissima, soprattutto rispetto alle grandi regioni che stanno crescendo nel mondo. Il piano ha cercato di porre l'attenzione tramite stimoli alla domanda e in questo caso si è presentato il piano CARS 2020, Costruzioni 2020, che cercano di stimolare la domanda di acciaio in questi grandi settori. Quincy aveva ragione, che noi non abbiamo un problema di produzione, il nostro problema sono i consumi, che sono assolutamente inesistenti, quindi si tratta di stimolare la domanda. Dall'altra parte si tratta di ridurre i costi attraverso due grandi, diciamo, filoni di intervento: uno che riguarda l'innovazione e l'altro tema riguarda la necessità di sviluppare delle produzioni ambientalmente sostenibili. La criticità maggiore di questo piano la vedo quando si parla di facilitare le ristrutturazioni. Se è vero come è vero che il problema che riguarda l'acciaio è un problema di overcapacity, non vedo delle azioni concrete a sostegno di quelle che saranno le grandi azioni che già si stanno concretizzando, che sono chiusure, aggregazioni, fusioni, tagli, ma tutto questo comporta chiaramente dei costi sociali enormi e non può essere lasciato, come fa il piano, agli stati membri o alle imprese la responsabilità di gestire questi costi enormi. E in controluce si vede da una parte l'Europa della solidarietà, che secondo me è quella che dovrebbe vincere, e dall'altra parte invece l'Europa del pregiudizio, l'Europa dell'austerità. Siamo davvero convinti che questo piano possa essere un supporto valido per il sistema industriale tecnologico, come lo chiama Marco Fortis, italiano, fatto di pochissime grosse aziende, ma soprattutto di una filiera fatta di piccole e medie imprese che in qualche modo sostengono tutto il sistema manifatturiero. Dal mio punto di vista, questo piano è fatto sul sistema tedesco, che ha le filiere della ricerca, dello sviluppo, dell'ambientalizzazione, della ricerca di nuovi materiali incorporate all'interno delle grandi aziende tedesche. Questo piano è il primo passo ed è molto bello che si sia cominciato a parlare di industria. Molto rimane da fare, soprattutto molto rimane da fare per il sistema industriale italiano, che ha delle specificità e su queste specificità vanno date delle risposte e delle soluzioni molto specifiche.